Benvenuti a Passion Conversations. Il mio nome è Gaia Toschi e sono la direttrice di Open Art Week. Stiamo vivendo un momento di forti cambiamenti nel mondo della moda e a contributo al rilancio di questa industria sono oggi qui per presentarvi Fashion Conversation. Che cos'è? È una serie di 5 incontri con affermati professionisti del settore che hanno collaborato con alcune delle maison più prestigiose al mondo. Nelle prossime settimane incontreremo 5 differenti ospiti, tra cui il direttore artistico, una modellista, un responsabile del prodotto, un buyer e un merchandiser. L'idea è di raccontare dall'interno, in maniera semplice e diretta, questa industria, i principali mestieri legati alla produzione di una filata di moda, il reale impatto della crisi pandemica e possibili future prospettive per la moda. Oggi ho il piacere di inaugurare questo primo incontro dedicato alla figura del direttore artistico presentandovi Massimiliano Giornetti, per molti anni direttore artistico di Ferragamo e oggi responsabile del Dipartimento di Design di Polimoda, e Duccio Bosio, coordinatore di Saint Laurent Couture Institute, che faciliterà da oggi in poi le conversazioni con i nostri ospiti. Benvenuti entrambi. Grazie, buongiorno. Grazie. Bene, intanto ringraziamo Massimiliano Giornetti per partecipare a questa conversazione. Io sono, come diceva Gaia, Duccio Bosio, sono il responsabile del Saint Laurent Couture Institute. Vorrei cominciare, buongiorno Massimiliano, e grazie anche di Buongiorno. essere qui. Volevo solo fare un piccolo, diciamo un piccolo excursus del tuo passato e della tua formazione. Cioè, Massimiliano, dopo una laurea in lingua spagnola, frequenta il London College of Fashion e il Fashion Institute of Technology di New York, che sono due scuole prestigiosissime. Nel 2000 raggiunge Ferragamo alla divisione Uomo, dove diventa direttore creativo nel 2004. Nel 2010 si occupa anche della collezione, comincia ad occuparsi della collezione donna e dopo pochi mesi viene nominato direttore creativo del marchio, il primo fra l'altro, il primo direttore creativo del marchio Ferragamo. La collaborazione con Ferragamo dura parecchio, dura tanti anni rispetto alla media delle durate dei direttori artistici, è veramente una cosa che dura anche poi con dei progetti che sono stati fatti, a cui probabilmente dopo ci parlerai, come la sfilata al Louvre, come la sfilata a Beverly Hills, come la capsula di alta moda fatta sempre per Ferragamo. Un'altra collaborazione importante, anche se durata meno, è quella con Shanghai Tang, che era un marchio cinese molto prestigioso e che aveva perso parecchio smalto e avevano chiamato te proprio per contribuire a rilanciarlo. Non ultima, già detta da Gaia, la collaborazione con il Polimoda che risulta essere fondamentale anche in quest'ottica. Allora, vorrei cominciare intanto con la prima domanda, tutta una serie di domande apparentemente banali, ma che servono poi a spiegare a chi ci ascolta in che cosa consistono i famosi mestieri della moda. E non a caso noi siamo partiti dal direttore artistico perché il direttore artistico è comunque la figura centrale di tutto il discorso, senza voler sminuire diciamo, l'importanza delle altre figure che ruotano attorno al mondo della moda, diciamo che se non c'è la figura del direttore artistico, tutto il resto diventa più o meno marginale. Allora, innanzitutto, che cosa fa il direttore artistico? Nel senso, in che cosa consiste il tuo lavoro nello specifico? La figura del direttore creativo, del direttore artistico dentro quello che è un brand di moda è quello che io a volte definisco anche il direttore di un'orchestra. È vero che è il ruolo più visibile, è vero che è quello che è il ruolo più predominante, quello che più e meglio ha i riflettori puntati addosso. Però è anche vero che io credo che il successo di un brand sia il successo di un team. È impossibile raggiungere un obiettivo senza condividere quello che è una visione e d'altra parte anche una missione.
Quindi il direttore creativo è un direttore d'orchestra nel senso che ha la capacità di vedere a distanza quelli che saranno cambiamenti sociali, sociologici, e questo momento storico è particolarmente significativo per quello che è il ruolo di un direttore creativo. Ha la capacità di creare quello che io definisco i valori del brand. Chiaramente oggi sul mercato non mancano brand di moda, di accessori, manca spesso dal mio punto di vista una forte identità legata a ogni brand. Ho la sensazione talvolta che l'obiettivo di generare, di creare continuamente nuove collezioni, capsule collection, collaborazioni speciali tra designer e brand di moda porti talvolta a quello che è un impoverimento del valore radicale ed estremo che un brand dovrebbe esprimere. Quindi il ruolo di direttore creativo è proprio questo, la capacità di coordinare, di vedere, di legare insieme il lavoro di un team, che non è un lavoro di un solo, quindi non è un lavoro che viene operato da soli, ma è un lavoro che avviene e viene in coordinamento con quello che è il ruolo chiaramente del merchandiser, del visual merchandiser, di un team di stile che il direttore creativo coordina. Per ritornare a noi, tu come lavori, come ti ispiri, cioè le tue fonti di ispirazione, per esempio? Vedo un mood board dietro che parla. Non sono mai alla ricerca di un'ispirazione, perché penso che proprio la moda stessa, in quanto espressione sociale, sia una fonte stessa di ispirazione. Mi piace molto osservare le persone. Abbiamo sicuramente un talento, che è quello, come dicevo prima, di prevedere quello che succederà, ma dall'altra parte abbiamo anche un dono, il dono di poter capire, sentire quelli che saranno cambiamenti sociali e sociologici, e dall'altra parte quello che è la possibilità di tradurre qualsiasi elemento, qualsiasi forma di ispirazione, che può essere la strada stessa, un colore, un elemento della natura, una forma di arte, una scultura, in quello che può diventare appunto una collezione stessa. È chiaro che ognuno di noi è diverso, è differente. Personalmente credo moltissimo nel corpo, nell'aspetto tridimensionale, quindi passare da quello che è il disegno, quello che io chiamo il 2D, a quello che è il 3D, perché trovo che il foglio sia un ottimo esercizio per imprimere quello che è dentro la tua memoria e dentro forse anche il tuo cuore. Ma dall'altra parte poi arriva un momento in cui il corpo, nel suo essere tridimensionale, ha bisogno di soluzioni che sono diverse. Quindi non ho paura a passare dal 2D al 3D, di passare al manichino. Senti, e come si diventa direttori artistici, o nel tuo caso, come lo sei diventato? Come sono diventato direttore creativo di Ferragamo? Credo che si diventi direttore creativo di un brand attraverso step. Non è un approccio che è diretto, si incomincia sempre da un piccolo ruolo, ed è quello che ci tengo sempre a sottolineare con i miei designer, è che non bisogna avere mai paura di incominciare da qualcosa che è piccolo, ma la cosa più importante è di avere la capacità, la consapevolezza di imparare, di avere l'umiltà di ascoltare, di imparare, di leggere, di guardarsi sempre intorno, di avere il pensiero sempre aperto, di essere focalizzati in quello che è la possibilità di acquisire un'esperienza che è culturale da una parte, ma sicuramente che è anche artigianale dall'altra. L'approccio quindi alla direzione creativa è arrivato attraverso degli step, un piccolo ruolo, assistente designer di maglieria dentro il dipartimento uomo di Ferragamo prima, poi dopo direttore creativo del dipartimento uomo, fino a diventare direttore creativo, il primo nella storia del brand, di tutto quello che sono le categorie del brand, partendo dagli accessori, chiaramente il core business di Salvatore Ferragamo, ready to wear uomo, donna, tutte le licenze, fino a diventare poi quello che prima definivo il direttore di un'orchestra. È stato difficile arrivare fino a qui? Fino a dove sei arrivato adesso? La strada è stata molto in salita, oppure? La strada è sempre in salita. Certo. Quando sei un grande professionista e raggiungi degli obiettivi così importanti, è chiaro che questo richiede un grande sacrificio.
tutti sono abituati a vedere i direttori creativi sempre dietro il direttore, il momento della passerella, i grandi eventi, il red carpet, ma è vero che quello è forse un millesimo di quello che è una giornata fatta chiaramente di grande impegno, di una fortissima concentrazione, perché essere direttori creativi non è nuovamente semplicemente o solamente disegnare una collezione, ma la capacità di passare da una riunione o un meeting all'altro con contenuti estremamente diversi, quindi certo. Merchandising, riunione di stile, riunione di prodotto, riunione di comunicazione, riunione di coordinamento, quindi la capacità di tenere sempre fisso quello che è una concentrazione. Secondo te fare il direttore artistico per una maison come Ferragamo o fare il direttore artistico per un marchio industriale o addirittura fare il direttore artistico in proprio, nel senso che ognuno ha la sua collezione. Secondo te ci sono delle differenze sostanziali? Direi assolutamente di sì. Io credo fortemente che nel momento in cui si lavora per un brand con una storia e un heritage, è la propria creatività che deve essere a disposizione del brand stesso. È chiaro che c'è il tuo, però è il tuo filtrato e mitigato da quello che è una storia. Lavorare per il proprio brand invece ha un valore diverso, perché è un po' partire come da una carta bianca. E spesso faccio questo tipo di progetto proprio con i miei studenti in Polimoda, cercando di lavorare a volte su quello che è un brand con un DNA da rilanciare, da ripensare, e dall'altra parte invece partire da un brand che è una carta bianca su cui invece approccio magari il pensiero creativo ricercando sul mercato stesso delle mancanze, delle opportunità, delle possibilità. Abbiamo visto tanti brand crescere in questi anni. Se per esempio penso anche a Gabriella Hearst, a come si è fortemente legata a quello che è il concetto di sostenibilità per prima o forse per seconda. La prima è stata probabilmente Stella McCartney, ma Gabriella Hearst ne ha fatto proprio una, è diventata proprio portabandiera di questi valori. E proprio capire come la società si evolve, e anche nel mondo, nel segmento del luxury, ci sono tanti che richiedono proprio questo. Volevo parlare un attimo con te dei tempi della moda. I tempi della moda sono sempre più stretti. Forse adesso il Covid ci darà una calmata, ma non è detto. Anch'io non sono molto fiducioso. Ecco, i tempi della moda, credo che per un direttore artistico, e non solo, perché si ripercuotono poi a valle su tutta la struttura, siano diventati difficili da sostenere, o mi sbaglio? Cioè bisogna fare sempre più collezioni, crociere, pre-iver, capsule, occasioni speciali, eccetera, eccetera. Come vedi questa cosa? Io a volte, lavorandoci dentro, dico ma chissà quando è che andiamo a sbattere contro il muro, e ogni tanto vedo il muro sempre più vicino. Capito? Non forse il muro oggi ce l'abbiamo proprio quasi di fronte a noi. Credo che il concetto e il sistema di fare moda oggi si è arrivato un po' vicino al collasso. E qui apro una parentesi, non è una forma di nostalgia, ma è proprio una forma di pensiero. Non si può creare 11 collezioni in un anno e pensare che di 11 collezioni in un anno le 11 collezioni siano l'espressione di un valore, di una cultura, di un pensiero e di una creatività, perché è chiaro che tutti quanti noi, seppure maturi nella nostra forma creativa, abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di sedimentare anche quello che è un pensiero, abbiamo bisogno di andare più e maggiormente in profondità in quello che è la ricerca. E questo che per me è un valore molto importante che la moda oggi deve riuscire a raccontare. Quindi questa ricerca spasmodica di nuove collezioni, di nuovi prodotti, non trovo che sia assolutamente contemporaneo, perché non è aderente con quello che è la necessità del consumatore stesso. È come se spesso la moda andasse in una direzione e il consumatore vedi che va dall'altra. Si generano una quantità di prodotti all'interno delle collezioni che non hanno una necessità e non hanno un valore. Alla fine credo che alcuni brand
producano e generano collezioni che sono sopra quello che è la necessità reale. Abbiamo tutti bisogno di ritornare a dei numeri che sono più concreti, abbiamo tutti bisogno di ritornare a focalizzarci anche più e meglio in quello che sappiamo fare e quello che per noi diventa il nostro hero product, cioè il simbolo che ti permette di riconoscere un brand rispetto a un altro. E adesso siamo alla domanda finale, di cui abbiamo già un po' parlato durante il discorso che ci siamo fatti. L'impatto del Covid ha impattato pesantemente. Mi è sembrato di capire che dopo i primi disastri forse non riusciremo ancora a far evolvere le cose come vorremmo. Vorrei che mi approfondissi un attimo questo e pensi che il mestiere di direttore artistico cambierà in funzione di questo, anche cioè, dal discorso che tu hai fatto, il mestiere del direttore artistico è in continua evoluzione. Assolutamente. Quindi sicuramente cambierà, anzi, il direttore artistico lo previene questo cambiamento e poi lo mette in atto. Per cui di solito le disgrazie, cioè dietro a una cattiva notizia c'è sempre una buona notizia, nel senso che c'è qualcosa di buono anche che poi ritroveremo. Tu pensi che ci sarà veramente qualcosa di buono nel mondo della moda con l'impatto del Covid dopo? Questo 2020 apre e si è aperto con una grande pandemia. Questa grande pandemia deve portare tutti quanti noi a riflettere su quelli che sono i valori stessi della moda, portare a una rinnovata forma di innovazione dentro la moda stessa, rallentare dei ritmi che non significa ritornare a rilasciarci al passato, ma significa pensare con più profondità a quello che andiamo a creare. Tutti i brand oggi partono con un meno, quindi non penso che tutti quanti ripartiamo, abbiamo di nuovo lo start ripartendo dallo stesso valore. È chiaro che ci sono alcuni brand che hanno una brand value o una brand awareness più forte di altri, ma tutti quanti ripartiamo da un meno, questo lo dimostrano i dati stessi. Questa di nuovo è un'opportunità, l'opportunità di non avere paura, l'opportunità di ripensare e di approcciare al processo creativo e all'idea di innovazione dentro quello che è il mondo della moda con più fermezza e con più decisione. Sappiamo che il consumatore in questo momento non è pronto e non recepisce tutto quello che è lo stimolo creativo che stiamo mandando e che abbiamo mandato fuori fino ad oggi. Abbiamo bisogno di meglio e di meno. Che è un valore molto importante dal mio punto di vista. Abbiamo scoperto, ritornando forzatamente nelle nostre case, che i nostri armadi sono straripanti di vestiti, quindi non abbiamo bisogno di nuovo vestito, ma abbiamo bisogno di qualche cosa che ci ridia, una volta pronti a ripartire con una nuova e una differente probabilmente normalità, un qualche cosa che più e meglio sia aderente a quello che è il nostro valore, la nostra estetica, la nostra personalità e ci permetta di esprimere noi stessi per quello che veramente noi siamo. Perfetto. E con queste parole concludiamo. Grazie Massimiliano, è stato molto interessante quello che ci hai detto e speriamo di avere l'occasione di rincontrarci. Grazie anche a voi. Grazie. Grazie infinite Massimiliano, grazie Duccio. Colgo l'occasione per annunciare che la prossima Fashion Conversation sarà condotta ancora una volta da Duccio Bosio e vi aspettiamo martedì prossimo per incontrare Cristina Cordero, modellista. Grazie ancora di tutto.